una struttura che cresce attorno ad un perno fisso e radicamento in città. Villa Maria, l'unica casa di cura convenzionata rimasta nel cuore di Padova dal 1956, rappresenta un conforto ed una garanzia di salute per i padovani. Dal 2013 fa parte del gruppo Centro di Medicina, una rete di strutture sanitarie private convenzionate diffuse in tutto il Veneto. Dopo 3 anni di cantieri e un investimento di 9 milioni di euro, c'è stato il taglio del nastro del primo traguardo raggiunto, il primo ampliamento a cui seguirà la realizzazione di un nuovo monoblocco nell'area dell'ex Bozzola, collegato a Villa Maria, con un impegno di spesa di altri 12 milioni di euro. È un ampliamento molto importante, un ampliamento di 6.000 metri quadrati, dove in quella parte porteremo tutta la parte tecnologica della villa, della clinica, quindi radiologia, sale operatorie, e poi investiremo molto tutto sulla parte privata. Villa Maria si inserisce in un sistema che è quello del centro di medicina, un sistema che ha quali obiettivi e quale operatività oggi e domani? Allora, noi stiamo creando un gruppo veneto, no? Perché crediamo che bisogna cercare di tenere la sanità veneta, diciamo, in mani nostre, dei veneti naturalmente. Quindi abbiamo circa 18 strutture nel Veneto e Villa Maria diventa la nostra, diciamo così, regina, sarebbe la nostra ammiraglia, dove tutti quegli interventi oppure tutte quelle prestazioni che non si riescono a fare in queste strutture verranno portate tutte a Villa Maria. Il progetto punta anche alla ridefinizione della viabilità e dell'organizzazione del quartiere con incentivo dei servizi, oltre a 50 nuovi posti di lavoro. Villa Maria è una casa di cura storica per i padovani. Io ricordo quando bazzicavo da ragazzo da queste parti qua, è molto famosa, hanno fatto veramente una bella cosa ed è il mix giusto tra pubblico e privato, penso sia veramente una bella cosa. 140 posti letto autorizzati, di cui 101 accreditati, 1500 ricoveri, 30.000 giornate di degenza all'anno, 160 addetti tra personale sanitario e medici specialisti, 120.000 prestazioni annue per i servizi di poliambulatorio specialistico, radiologia e laboratorio analisi, 2 sale operatorie, un efficiente centro di specializzazione ortopedica, sia chirurgica che riabilitativa. In questo senso, quindi, credo che, a parte la mission storica della clinica, l'innovazione è quello che vogliamo portare di nuovo, non solo nella struttura che vedete, ma un pochino anche nelle attività e nel contenuto tecnico, clinico di questa attività, credo che potrà essere utile alla città e al paziente, ai cittadini. La sanità in Veneto rappresenta una piccola porzione del sistema pubblico. La compenetrazione dei servizi necessita di regole certe, però, che chiedono gli imprenditori alla politica regionale. I problemi, credo, sono i problemi comuni, ossia il problema di avere la certezza, di avere meno burocrazia, essere più snelli, dare la possibilità a chi vuole anche fare degli investimenti, chiaramente che devono essere investimenti sempre controllati dal pubblico, trasparenti, insomma, come prevede, però ci sia la possibilità di farli, e quindi con regole certe e con meno burocrazia. È chiaro che questo può aiutare a creare sempre di più una sanità migliore, di eccellenza, con al centro la persona e i suoi bisogni. È vero che c'è una competenza regionale nell'ambito della sanità, ma il 22 di ottobre prossimo questa regione avrà la possibilità di dire sì all'autonomia, e in quel caso credo che certe competenze che oggi molto spesso vengono prese e vengono disattese anche dallo Stato centrale, pensiamo alla riforma Madia che poi è stata bocciata, non avranno più importanza. La regione avrà la possibilità di dettare delle sue linee in maniera decisa, ovviamente su quello che è una linea nazionale, ma con l'autonomia molto più magari ampia anche nel campo della possibilità di aprire i numeri chiusi in sanità. Questo credo sia un obiettivo importante per il 22 ottobre.